Cataldo, un minuto, ho una vittoria che davvero ci voleva per la Torres per riprendere il cammino. Sì, questo 2018 è iniziato alla grande. Dobbiamo continuare così. Ci tenevamo a vincere questa partita perché qua noi ogni squadra che viene qua a Sassari ci fa la guerra, quindi noi siamo ormai abituati a fare la guerra con gli altri e dobbiamo pensare partita dopo partita. Da martedì già pensiamo al Calangianus. C'erano due sconfitte nelle ultime due gare che un po' pesavano, proprio come una nuvola negativa su di voi. Sicuramente era importante uscire subito da questa fase negativa. Sì, venivamo da due sconfitte, infatti è stata dura ripartire, però noi siamo un gruppo, siamo la Torres e oggi abbiamo dimostrato il nostro valore. È una squadra che continua a manovrare, a macinare il gioco, però tiene bene anche in difesa. Oggi siete stati quasi perfetti perché il Ghilaza comunque ha avuto le sue occasioni. Sì, giustamente ci stanno anche gli avversari. Noi oggi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo giocato 90 minuti palla a terra, però ci sta che un'occasione, due, li crea anche l'avversario. Tra l'altro oggi avevi un altro compagno di reparto perché non c'era Merenda, c'era Chessa, ha fatto benissimo anche lui, vi siete trovati bene. Sì, con Chessa abbiamo fatto E bene. ricordiamo anche De Palmas. Sì, con Chessa sì, abbiamo fatto bene. Oggi anche De Palmas è un under molto bravo, si sono subito integrati bene col gruppo, sì, Chessa che De Palmas. Quindi insomma, possiamo soltanto pensare in positivo, la prossima però è un'altra trasferta e bisogna continuare con i risultati, dare continuità. Sì, dobbiamo pensare sempre positivo, ormai il 2017 lo dobbiamo lasciare alle spalle. Pensiamo al 2018 che è arrivato con una vittoria e speriamo che non ci fermiamo più. Grazie, Cataldo Minutolo. Prego.